deroga, ovvero quella all'articolo 27 del codice che parla di obblighi procedurali. Quindi la relatrice ha deciso solo di raccontare una parte della loro proposta e della loro modifica, di quest'altra parte se n'è dimenticata. E ricordo che sullo stesso argomento ci aveva messo in guardia anche il Servizio Studi della Camera, che ci chiedeva di verificare la portata di questa deroga, che andrebbe appunto a violare gli obblighi procedurali. Quindi proprio anche nell'intervento della relatrice si manifesta evidentemente la malafede di questo emendamento, perché vogliamo capire per chi è stato scritto e anche per informare i colleghi, il rappresentante del governo in commissione è intervenuto su moltissimi argomenti e ha alimentato il dibattito. Su questo emendamento è stato sempre in silenzio. Grazie, grazie. Onorevole Fico, titolo personale. Allora, mi è incomprensibile, lo dico in modo molto tranquillo, perché noi abbiamo un codice degli appalti e quando facciamo una legge, in questo caso sulla RAI, andiamo a ricopiare la normativa del codice degli appalti. Perché copiamo le norme del codice degli appalti e le ributtiamo in questa legge? Che cosa significa? Copiamo leggi che già sono leggi dello Stato e che vanno rispettate, ma per essere sicuri che le rispettano ne rimettiamo di nuovo in una legge che stiamo facendo adesso. È un assurdo, il che è chiaro che non è vero, perché non è una mera copia. E oltretutto, gli appalti rispetto al prodotto collegati, connessi, funzionali ai contratti di quel comma 1 sono una miriade e collegati, connessi, funzionali può rientrare esattamente di tutto. Non significa alla fine niente, è un'apertura massima che deroga a tutto. I principi, l'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, Grazie, fiducia, onorevole Figo. imparzialità e non ci sono più gli obblighi. Quindi non è vero che non si deroga e Grazie. si copia una norma. Onorevole Fico, onorevole Crippa, scusi. Grazie Presidente, mi scusi, ma io credo che i deputati della Commissione Ambiente che hanno votato quel parere dovrebbero in qualche modo o indignarsi o, se hanno un minimo di dignità, non votare questa riforma della RAI. Perché se avete scritto un parere dove di fatto veniva sancito già nelle premesse che la normativa europea non contempla tra i settori esclusi dal suo ambito di applicazione i contratti di commercializzazione, promozione e distribuzione di programmi audiovisivi, cose che sono rimaste nonostante quelle modifiche, tranne una piccola parte, in realtà il tutto, tipo il 90% di quello che avete scritto all'interno del parere, è rimasto ancora come qualcosa che teoricamente vi indigna, perché è un parere favorevole con condizioni. Quindi, caro collega Leracci, se è una condizione, o viene accettata o altrimenti voterete contro questa riforma della RAI. Altrimenti è solo demagogia di cui ci avete abituato quotidianamente tutti i giorni. Onorevole Realacci, a titolo personale.